L'associazione Liguri nel Mondo, di cui sono consigliere, si occupa di mantenere i contatti e i rapporti appunto tra Genova e la Liguria, la madre patria, e le varie comunità di Liguri e di Genovesi residenti nei vari paesi del mondo. L'Argentina è sicuramente il paese in cui la comunità Liguria e la comunità genovese è più folta e di conseguenza sono anche molto più numerose le associazioni Liguri che hanno sede in Argentina, principalmente a Buenos Aires, con cui continuamente abbiamo degli scambi, delle relazioni per via di questi rapporti culturali e storici che ci uniscono. Il Boca Juniors è una delle associazioni con cui i Liguri nel Mondo mantengono i contatti appunto per queste origini Liguri dei fondatori della squadra. E uno dei membri del consiglio di amministrazione, che si chiama Sergio Prignardello, che è figlio di emigranti della Val Graveglia, del Chiavarese, persona nota appunto all'associazione Liguri nel Mondo, ha voluto a nome del Boca Juniors regalare alla Sampdoria e alle altre squadre della provincia di Genova questo presente, che è un libro sulla storia della Bombonera, lo stadio del Boca Juniors, che compie appunto l'anniversario in questi anni. E quindi appunto hanno incaricato me, in quanto consigliere dei Liguri nel Mondo, di effettuare questa consegna. Il più celebre, penso, giocatore del Boca che ha lasciato il suo nome scritto nella storia della Sampdoria è Tito Cucchiaroni, perché la tifoseria blucerchiata è intitolata a Tito Cucchiaroni, appunto ex giocatore del Boca. E Boca Juniors, che fu fondato nel 1905 da alcuni discendenti di italiani e di liguri, tutti nati a Buenos Aires, nati appunto ancora prima degli anni 80, anni 70 e l'Ottocento, ed erano tutti figli di prima generazione di emigranti italiani, quindi persone che, a differenza di quello che si sente a volte dire dei luoghi comuni, non erano mai entrate in contatto con la realtà calcistica genovese, perché quando loro sono nati a Buenos Aires il calcio a Genova non esisteva, e quando i loro genitori erano partiti da Genova ancora meno. Parliamo di decenni e decenni prima delle fondazioni delle prime squadre professionistiche genovesi, quindi è anche un mito da sfatare questa presunta privilegiata relazione del Boca Junior con alcune squadre rispetto ad altre, perché in realtà non esiste nessun fondamento storico che lo possa giustificare, e questa consegna appunto di questo presente a tutte le squadre genovesi nella testimonianza. Il Boca Juniors e le associazioni Liguri e Genovesi dell'Argentina vogliono portare avanti il valore della genovesità. È sempre questa parola che si sente continuamente ripetere appunto a livello associazionistico a Buenos Aires, il valore della genovesità, alla quale loro si sentono molto legati, e questo rapporto nostalgico con la madre patria che sempre si presenta ed è vivo. La Regione Liguria ancora adesso, diciamo, si ricorda dei suoi connazionali all'estero, lo fa in virtù di una legge, di una normativa, ma in realtà lo fa per mantenere forti i legami, i rapporti, diciamo, con i nostri, come dire, connazionali all'estero. Oramai stiamo parlando già di terza generazione, quindi, come dire, persone che sono emigrati tanti anni fa, e che ancora oggi, fra gli argomenti, fra le cose di cui si informano, leggendo anche, come dire, gli online, sono che risultati hanno fatto le squadre calcistiche. E ovviamente siamo in casa della Sampdoria, ovviamente che cosa ha fatto la Sampdoria. Ci sono storie simpatiche di persone che, come, sono venute e hanno accompagnato i loro nipoti, e una delle prime visite che avevano programmato era di andare a Marassi a vedere la Sampdoria. Ecco, insomma, questo è un esempio.